I francesi dicono così: une femme passe, una donna passa, sta passando. Ni très belle, né molto bella, ni très jeune, né molto giovane, ni même très élégante, neanche molto elegante. Tuttavia, tous les hommes l'admirent et tous les femmes l'envient. Tutti gli uomini l'ammirano, tutte le donne l'invidiano. Ella ha dell'éclat. L'éclat è il fascino. C'è un documento che lo prova, io ho 97 anni, sono del 22. Io ho fatto l'insegnante. Prima facevo l'insegnante privatamente. Avevo un pianoforte che stava lì, però mio marito odiava la musica, non mi voleva sentir suonare. All'inizio litigavamo, dopo non litigavo più perché avevo capito che era inutile litigare con lui, tanto la ragione era sempre la sua. E quindi non litigavo più, facevo quello che voleva lui e basta. Quando è morto aveva 100 anni, li aveva appena compiuti. Sopra me, al terzo piano, prima abitava un tedesco che voleva lezioni di pianoforte, però lui non aveva il pianoforte, voleva venire giù e fare lezioni, per carità. E che io potevo fare lezioni con mio marito o fare lezioni di pianoforte? No, non era possibile, per cui non le ho potute fare. E poi ho insegnato educazione musicale nelle scuole, nella scuola. Lì mi sono trovata molto bene perché avevo un po' di fantasia e quasi quasi le facevo divertire alle ragazze. Un gruppo suonava, un gruppo cantava e un gruppo ballava e poi facevamo tutto un turno. Io poi, finita l'ora, dovevo andare via. Queste ragazze non volevano che io andassi via. Quando passavo con la macchina, le vedevo per la strada che ancora cantavano, ballavano e suonavano ancora per la strada. Io abito a San Lorenzo, di San Lorenzo che penso che è un quartiere non proprio pulito, un po' sporco, vorrei che fosse un pochino più pulito, però devo dire la verità, c'è tanta vita. Dove abitavo io prima, abitavo verso Corso Trieste e lì alle 8 di sera c'era più nessuno, non si vedeva più nessuno, era tutto deserto. Invece adesso qui alle 8 di sera, pieno di vita. Io non amo i quartieri deserti, anche se sono belli, preferisco vedere gente. Quando siamo entrati in guerra, noi siamo entrati nel 40, con l'andare del tempo la guerra è diventata sempre più brutta. Qualunque cosa era tutto un problema, poi la fame. La fame. All'inizio la fame mi aveva proprio torturato. Dopo però, finita la guerra, c'era da mangiare e io potevo mangiare. Non avevo più fame, non riuscivo più a mangiare. Sentivo qualcosa qui che se io mangiavo mi soffocavo. Per cui una cosa per mangiare ci mettevo tanto, tanto e mangiavo pochissimo, pochissimo.
All'inizio avevo fame, avrei mangiato, avevo voglia, mi ha torturato. Dopo invece no, non avevo più voglia di mangiare. Col fatto che avevo paura, che non potevo mangiare, che ero dimagrita, magra, 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 alla fine mi sono ammalata. Mi sono ammalata di tubercolosi. Nessun medico mi ha mai visitato e io ho continuato a non mangiare. Non c'era da mangiare, non c'erano né medici né medicine. E allora come sono guarita? Io non lo so. Non lo so. C'era un pittore che abitava di fronte a me. Questo pittore mi aveva notato. E ci guardava con il binocolo e io me la prendevo a male che lui ci guardasse con il binocolo e gli facevo le corna. Però dopo l'ha chiesto a mia madre e allora sono andata a casa sua e ho posato per un quadro. Questo quadro si trova in una chiesa di Via Paisiello. Si riconosce perché l'ovale è questo, si riconosce il mio viso ancora adesso. Io ho lo stesso viso di allora. Di tutte queste cose che ho detto, ma avete ripreso qualcosa? Speriamo, eh?